La filosofia egizia ha come premessa principale che l'uno è tutto e tutto è uno, in modo tale che il principio dell'unicità del tutto comprenda la somma di tutte le sue parti come il tutto, ed è così che si può capire che per gli antichi egizi il cielo è l'uomo, e l'uomo è il cielo, e tutti gli uomini insieme sono il cielo, e il cielo non è che un uomo. In questo senso si tratta di intendere il cosmo come un cosmo vivente e come un'entità vivente, quindi complessa e ricca di interazioni diverse, cioè eterogenea nella sua essenza. Nella visione del mondo e nella cosmogonia egizia non esisteva una differenza sostanziale tra il regno del sacro e quello del mondano, dove ogni azione era considerata come la rappresentazione terrena di quell'azione nel regno di un'attività divina, per quanto banale potesse essere. In modo tale che ogni azione fosse compiuta attraverso un pensiero cosciente che l'atto stesso compiuto diventasse divino, il che implica che tutto ciò che è terreno fosse contemporaneamente e allo stesso tempo divino. In base a questa premessa, gli antichi egizi avevano capito che l'uomo è un modello dell'universo, e quindi la conoscenza di se stesso implica anche la conoscenza dell'universo. Capirono che anche tutte le scienze formavano un insieme e che anche le specialità, l'astronomia, la medicina, la matematica, l'arte, eccetera erano parti di quell'insieme come un'unità e quindi non potevano essere trattate separatamente. Da questa prospettiva è comprensibile che arte, scienza e religione fossero intimamente legate. In quest'ottica, gli antichi egizi vedevano l'universo come un atto consapevole di creazione da parte di un grande Dio, che non veniva rappresentato in quanto tale, ma attraverso le sue funzioni o attributi. Il termine geroglifico Niter viene tradotto come Dio, ma non va inteso come Dio in sé, bensì come funzione cosmica, cioè la funzione di Dio che si manifesta in modi diversi in un cosmo vivo. Così, se l'uomo è stato fatto a immagine di Dio, allora l'uomo rappresenta l'immagine di tutta la creazione. Così, le idee cosmologiche e cosmogoniche dell'antico Egitto vennero espresse attraverso miti e simboli come mezzo per rappresentare concetti di natura metafisica. Il mito diventa quindi un elemento di comunicazione della conoscenza, un atto di drammatizzazione, in cui tragedia e fortuna come opposti convergono come parti di una totalità, proprio come fanno le leggi cosmiche. È per questo motivo che il mito nell'antico Egitto manca di valore storico, perché acquisisce il suo significato profondo solo nel momento in cui viene rivelato, ed è proprio in quel momento che si trasforma in conoscenza scientifica e filosofica. Da parte loro, i simboli funzioneranno come il mezzo ideale che permetterà la rappresentazione della realtà e la costruzione della conoscenza basata su questa rappresentazione. La realtà, quindi, non è la realtà, ma la rappresentazione della realtà. Gli antichi egizi adottavano i loro simboli dal mondo naturale per esprimere non l'atto specifico, ma il significato di un principio specifico associato a quell'atto. Ad esempio, la scena della semina e della mietitura raffigurata in una tomba sarebbe stata interpretata non come l'atto terreno della semina e della mietitura, ma come un atto generico il cui messaggio trascende lo spirituale nel senso che ciò che è seminato è raccolto. Ma qual era il concetto di essere umano per gli antichi egizi? Un primo mito popolare narra che la razza umana nacque dalle lacrime di gioia del creatore Atum-Ra, quando recuperò i suoi primi figli, Ideshu e Tefnut, dalle acque del caos, il che denota, attraverso questo atto divino, che l'esistenza dell'uomo ha un carattere positivo, poiché l'umano nella sua essenza è il frutto di un'estasi suprema emanata direttamente dalla divinità. Altre versioni del mito della creazione considerano la nascita dell'uomo come l'opera culminante del creatore, quella con cui termina tutta la creazione, così, dopo aver creato altri dei, demoni ed entità varie, il creatore, per mezzo dell'argilla e con l'aiuto del dio Pat, il grande demiurgo della città di Memphis, o del dio Khnum, dà il soffio della vita all'uomo. Successivamente, verrà creata Kemi, in Egitto, con animali e piante, e il Nilo, in modo che il nuovo essere viva in un frutteto. Poi, per contenere le forze del caos, agli esseri umani sarà concessa la regalità e la politica, e così sorgerà la prima organizzazione umana con lui stesso a capo, perché nell'antico Egitto il faraone era il dio incarnato in persona. Gli uomini non sono stati creati come dei,
né come spiriti della natura, sono terreni, quindi non hanno la capacità di agire sull'invisibile, ma è attraverso il dialogo con gli dei che possono entrare in contatto con l'invisibile, il che dà loro la capacità di essere intermediari tra entrambe le dimensioni, quella terrena e quella divina. L'essere umano è un progetto ideato dal creatore, ma con piena autonomia. È il connettore dei due mondi e come tale ha la sua identità e libertà anche dagli dei. La chiave sta nel saper controllare la propria parte di natura oscura e non farsi sedurre dalle forze del caos e del disordine. Nel capitolo 17 del Libro dei Morti, una delle principali risposte del defunto che gli permette di uscire nel giorno è che l'uomo come identità rimarrà dopo il fenomeno della morte. La morte è un cambiamento di vita per l'uomo e non la sua fine definitiva, e avrà quindi un effetto fondamentale anche sull'uomo sulla Terra, poiché molte delle sue azioni terrene avranno un impatto sulla sua esistenza nell'invisibile. Gli antichi egizi erano un popolo che non segmentava l'esistenza. La vita e la morte facevano parte dello stesso scenario, l'una come estensione diretta e ininterrotta dell'altra. La morte non era semplicemente la morte della vita, ma una continuità, spirituale e corporea, rinnovata ed eterna, della vita. La filosofia egizia della morte può essere compresa analizzando l'individuo sotto due aspetti. Bia, anima superiore immortale, gemella del cuore, copia di ogni essere umano. È la forza plastica attraverso la quale l'anima interferisce nel mondo dei vivi. Kappa, doppio substrato del carattere etereo dei morti, vivo e attivo, base della vita postuma che svolge dopo la morte il ruolo del corpo terreno durante la vita. Al Kappa si contrappone il Kaibiti o ombra, il secondo composto dell'essere postumo, caratterizzato dall'insieme di desideri elementari, passioni, vizi, difetti, che si scompongono e si manifestano sotto forma di fantasma. L'imbalsamazione serviva a preservare il corpo terreno affinché servisse da dimora per Kappa. Tutta la vita e la filosofia egizia si basava sui concetti di base sopra descritti. Bia e Kappa sono costituenti gemelli inseparabili dell'individuo nel periodo post-mortem. L'intero corpo fisico era chiamato Kat. Tutto questo si può riassumere in una premessa principale per gli antichi egizi: imparare a vivere e imparare a morire. La filosofia in Egitto è anche filosofia morale. In Egitto, la filosofia è intesa come l'applicazione pratica di una serie di dottrine che comportano il raggiungimento della purezza, che permetterà lo sviluppo di eccezionali attività politiche, religiose, scientifiche e artistiche. La morale egiziana proibiva la bestemmia, l'inganno, il furto, l'uccisione a tradimento, l'incitamento a rivolte o turbolenze e il trattamento crudele delle persone, anche se schiave. Proibiva anche l'ubriachezza, la pigrizia, la curiosità indiscreta, l'invidia, il maltrattamento del prossimo, l'aborto, il parlar male del re o dei propri genitori. La proibizione di questi atti, considerati malvagi, era accompagnata da vari precetti sulle buone azioni, tra cui spiccano quelli di fare le dovute offerte a Dio, dare da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi e altre buone azioni. Come base e sanzione di queste prescrizioni morali, gli egizi ammettevano l'immortalità dell'anima e il giudizio divino dopo la morte, con le ricompense o le sanzioni corrispondenti alle azioni praticate in vita, poiché affermavano che quando il corpo si decompone o muore, l'anima passa successivamente ad altri corpi per mezzo di nascite o incarnazioni. In questo senso, l'autorità morale del padre nella famiglia è un riflesso dell'autorità morale del faraone nell'impero e il faraone, per la sua evoluzione spirituale e la sua conoscenza, rappresenta la legge o l'ordine divino. Gli egizi consideravano l'unione coniugale essenziale per la base della società e ciò che garantiva la felicità umana, basata sull'amore, la comprensione e la fedeltà reciproca. La carità era il modo in cui la società mostrava gratitudine agli dei. Capivano che il possesso dei beni era un dono divino e che la condivisione era un'espressione di gratitudine verso gli dei. Dal faraone al più umile dei dipendenti,
tutti rispondevano a una morale o a un senso di giustizia che poteva avere successo solo se ogni uomo si assumeva la responsabilità delle proprie azioni davanti alla propria coscienza, ai propri superiori e ai propri subordinati. Per gli egizi, la giustizia emanava da Dio, mentre tra gli uomini si traduce in legge e richiede una responsabilità attiva da parte dell'individuo, soprattutto di fronte al sacro. Per altri video di storia visitate il mio canale nella descrizione del video. Il prossimo video, filosofia greca antica.